tutti, benvenuti a questa specialissima serata in cui presentiamo il secondo libro della trilogia della Colomba e Leoni, cioè Le strade dei pellegrini, della nostra amica Cristina Cavalieri. E sottolineo amica perché essere amici d'Italia medievale vuol dire essere amici del Medioevo, e siamo molto contenti di averla invitata in questa occasione, in questa location nuova. Permettetemi di ringraziare Luigi, Domenico, Alexis, Luca, Maurizio e Agostino che ci stanno servendo, se gli volete fare anche un applauso. Io sottolineavo solo un discorso, ho appena detto che Cristina è una nostra amica, però a lei non dobbiamo fare assolutamente sconti. Quello che ci spiegherà, ci racconterà della sua passione, di chi è, del perché ha scritto questi libri, da dove nasce questa passione, deve essere un'esposizione completa senza pietà, tra virgolette. Quello che io volevo dire, visto che siamo comunque qui a ferro di cavallo, tra amici ma anche tra curiosi, ti invitiamo a dare un'esposizione completa, ben inteso, ti lascio campo libero, io non ti farò domande, te le faranno loro alla fine e poi ovviamente c'è una sorpresa che dovrai introdurre tu, perché comunque è una serata speciale e sottolineo speciale. Poi se alla fine volete anche acquistare i libri, sono qua proprio sul nostro tavolo. Buon divertimento, buona serata, buon appetito e soprattutto buon ascolto. Grazie. Rinnovo il mio benvenuto a tutti i presenti, che ringrazio di essere qui, perché appunto per me è molto importante questa occasione per rivedere anche molti amici che da tempo appunto non incontravo. Ringrazio appunto i titolari di questo luogo per averci messo a disposizione i suoi spazi, che sono così accoglienti. Allora, Le strade dei pellegrini è il titolo del romanzo che vado a introdurre questa sera. Medioevo però, come voi sapete, è un periodo lunghissimo di tempo, quindi situiamo subito il Medioevo, questo Medioevo del 1100. E qui mi tocca sfatare uno dei molti luoghi comuni di cui è infarcito il Medioevo, che è considerato un periodo buio, un periodo dove non c'era innovazione, ricco di superstizione, di paure, di terrori anche immotivati. E questo luogo comune è il viaggio, cioè la convinzione che le persone non viaggiassero, perché oggettivamente c'erano degli ostacoli di natura naturale, politica, geografica e di tutti i generi. Quindi c'è questa convinzione di comunità immobili, quindi il feudatario nel proprio castello, il monaco nel proprio monastero, il contadino nel proprio villaggio. E questo è falso, è uno dei tanti, ripeto, luoghi comuni del Medioevo, perché le persone sorprendentemente viaggiavano. Viaggiavano nonostante tutto, vi dicevo, degli ostacoli. Come viaggiavano? Lentamente e faticosamente. Lentamente perché i viaggi duravano mesi, a volte anche anni, lo vedremo perché duravano anni. Viaggiavano faticosamente per via di questi ostacoli, per via di mezzi di trasporto. Per lo più si andava a piedi, si percorrevano lunghe distanze, i più fortunati viaggiavano a dorso di asino, a dorso di mulo, i più ricchi a dorso di cavallo. Ma erano veramente pochi. La cosa più incredibile da osservare è che viaggiavano tutte le classi sociali, perché uno potrebbe pensare viaggiavano solo quelli che ne avevano la possibilità, quindi le classi alte della società. No, viaggiavano tutti, quindi viaggiava il sovrano, viaggiavano i suoi cavalieri, viaggiavano i nobili, viaggiava il mercante, viaggiavano i chierici, le ostesse, Geoffrey Chaucer ce lo insegna con i suoi viaggi di Canterbury, viaggiavano veramente tutti. Prima, se tornava, se aveva la grazia di ritornare, perché di grazia si trattava, tornava sicuramente cambiato, insomma si sperava in meglio, però sicuramente era trasformato dal viaggio.
ed era, portava ai suoi conterranei delle notizie, notizie importanti, di esperienze che aveva avuto, quindi luoghi lontani, genti diverse, o anche vedeva animali veramente esotici per l'epoca, e quindi diventava una celebrità nel luogo di origine. Quindi questo è l'assunto del libro, quindi quello che è alla base di questo libro. E quindi ho voluto dare questa panoramica, diciamo, del concetto di viaggio prima di entrare nel vivo della narrazione, che poi è quello che ci interessa questa sera. Allora, parliamo di 1100. Allora, nel 1100, per la precisione, 1104, pochi anni prima è successo un fatto cruciale per le sorti del bacino del Mediterraneo, un fatto che ha scompaginato completamente gli assetti geopolitici di questo bacino di acqua attorno a cui sono organizzati questi regni con te e Stato. Questo fatto è stata l'espugnazione di Gerusalemme da parte degli eserciti dei crociati, per la precisione nel luglio del 1099. Allora, voi capite che un fatto del genere, preceduto da tutta una serie di avvenimenti sanguinosi, battaglie, conquiste di città che questi eserciti di principi cristiani hanno messo in atto, ha sconvolto completamente questo equilibrio, diciamo. L'equilibrio soprattutto dello scacchiere, se vogliamo dire così, del Medio Oriente, personaggi che rimangono grosso modo fissi in tutti e due i libri, a parte alcuni personaggi minori che cambiano. Questa rosa di personaggi che sono sia musulmani che cristiani si muovono attorno a un personaggio cardine, che di tutti è il meno appariscente, se così si può dire, perché è un ragazzo di 15 anni, nel libro 2 ha 15 anni. Si chiama Francesco ed è lui si trova come schiavo presso i musulmani perché è stato rapito bambino dalle coste della Sicilia. Questo ragazzo ha 15 anni appunto ed è molto delicato d'aspetto, molto spirituale, capelli chiari, occhi chiari, e ha ricevuto dai musulmani un nuovo nome. Lui si chiama Jamil, che in lingua araba vuol dire bello, e un soprannome, lingua araba sempre, Al-Hamamat, che vuol dire la colomba, ed è lui la colomba che dà il titolo complessivo alla saga, la colomba e leone. E questo ragazzo è particolare, diciamo, nel contesto in cui si trova a vivere, perché comunque era un mondo violento, un mondo in cui si sopravviveva solamente grazie alla forza fisica. Quindi è già anomalo di suo, in più ha una facoltà che lo rende speciale, ancora più speciale di quanto non lo sia di per sé. Lui è in grado di aprire una comunicazione con il mondo dell'invisibile, cioè il mondo che non si vede, ma è una facoltà che lui non sollecita, che gli viene incontro in maniera spontanea, in maniera naturale. Per cui nel romanzo ogni tanto ci sono questi momenti in cui succedono delle cose straordinarie, cioè fuori dall'ordinario, lo dice la parola stessa, no? Anche perché l'uomo medievale, la donna medievale, vedeva il mondo con degli occhi completamente diversi dal nostro. Noi abbiamo perso questa meraviglia nel vedere la natura, gli animali. Per loro era la natura, ti dava dei segni, dei segnali, dei messaggi. L'animale era portatore di messaggi, alle volte edificanti, alle volte negativi, e quindi stava a te interpretare la realtà. Quindi questo è un personaggio ben calato nel Medio Oriente. Messaggio: pensare di dormire troppo vicino al mare. Con l'alta marea le acque potrebbero distendersi sopra di te e sommergerti. Jamil balzò in piedi e, girandosi, scorse la figura di un giovane vestito di una lunga tunica bianca. Non l'aveva sentito giungere, forse perché la soffice sabbia aveva spento il rumore dei suoi passi e perché non indossava le calzature. E i suoi piedi, infatti, nudi, spuntavano sotto l'orlo della veste. Aveva lunghi capelli che scendevano fin sulle spalle,
ma non avrebbe saputo dire di che colore fossero. Sopra il suo capo si riflettevano le stelle e la luce brillava sulle chiome come se le punteggiasse di piccole gemme. «Chi sei?» chiese il ragazzo. «Sono un pescatore». «Non ne hai l'aria», pensò. Non riusciva nemmeno a vedere il colore dei suoi occhi o la forma del viso, dato che non aveva nemmeno acceso un fuoco per paura di attirare l'attenzione. Tuttavia, quegli occhi e quel viso non gli incutevano nessun timore. «Ma cosa ci fai a quest'ora di notte qui sulla spiaggia?» chiese spavaldo. «Potrei domandare la stessa cosa a te». Il ragazzo esitò e rispose a bassa voce. «Mi chiedevo che cosa ci fosse al di là del mare». Il giovane dai capelli lunghi sorrise. «C'è un'altra terra, solo che è molto lontana». «Ma non c'è l'abisso che nominano i Rum?» «Ma no, solamente una vasta distesa di acque». «E tu, ci sei stato al di là del mare?» «Sì, io sono stato ovunque». Improvvisamente Jamil si rese conto di essere solo su quella spiaggia con quello sconosciuto spuntato dal nulla e che avrebbe potuto fargli del male. Spinse lo sguardo verso la prima capanna di pescatori. Agatir era lontano almeno un miglio e nei paraggi non c'era un'anima viva. Eppure continuava a non avvertire una reale paura. Allora si fece coraggio e riprese con la stessa aria spavalda di poc'anzi. Anch'io voglio viaggiare come te. Il ragazzo ha già visto questo castello, semidiroccato, vi dicevo, in una sorta di sognovisione ripetuta. E quindi, insomma, in maniera avventurosa riesce a raggiungerlo. Però vediamo, qui Clementina ci leggerà un altro estratto, vediamo il secondo sognovisione di questo castello, perché questo sogno particolare c'è qualcosa, o meglio qualcuno, in questo castello. Vediamo che cosa vede in questo sogno. Un enorme acquedotto disseccato, con un'estremità ostruita da sassi e terriccio, Camille aveva acceso della legna all'imboccatura per tenere lontano gli animali e riscaldarsi. Il colloquio con il suo misterioso interlocutore gli aveva lasciato nell'animo una nostalgia fonda e muta, una malinconia spigolosa. Si riscaldava le mani alla fiamma del bivacco e aveva cessato di chiacchierare persino con Ricky. Quello che gli serviva ora era rimanere solo con se stesso e riflettere. Allora fissò la vampa e pensò. Pensò al castello visto in sogno, al suo volo vertiginoso, l'uccello, alle sale sventrate che in qualche modo assomigliavano alla città romana abbandonata nella quale si trovava ora. Qua solo la curvatura di archi, pareti sbucciate dal vento, dall'arsura, pavimenti di vecchi, dai saccheggi, statue decapitate. Là, finestre occhieggianti stelle, feritoie sbriciolate, squarce e ferite nei muri. Ripercorse quel volo con la memoria e ritornò al punto in cui si era interrotto. Era di nuovo in quella stanza dove Lara s'alzava dal pavimento sopra l'altare un crocifisso di legno. Sovrastava e stava, andava, passava nella stanza successiva e fu allora che li vide nella fiamma del fuoco. Due uomini mescolati con le ombre dei muri in rovina e i raggi vorticanti in una stanza dove gli agglomerati di buio erano come le profondità del pozzo. E il sole era oro liquefatto. Cavalieri sono due ex crociati.
quindi hanno combattuto, vi dicevo, qualche anno prima c'è stata l'assalto a Gerusalemme, la presa, la conquista di Gerusalemme. Loro hanno combattuto durante la prima crociata. Sono tornati in patria perché hanno un loro progetto, hanno un progetto per il quale sono tornati nei luoghi d'origine per raccogliere dei fondi. Il cavaliere che lui ha visto in maniera più chiara nel suo sogno, quindi quello alto, muscoloso, con i capelli lunghi, è uno champagnardo, quindi la regione è la Champagne, è un francese diciamo, ed è si chiama Hugues de Payens. Allora, Hugues de Payens forse l'avete già sentito nominare, è un nome abbastanza noto. L'altro, quello che non ha lineamenti, è un fiammingo, e si chiama Geoffroy de Saint-Omer. Quindi lui arriva, all'epoca Saint-Omer era una cittadina delle Fiandre, era proprio una contea ben precisa, separata, mentre attualmente nel nord della Francia e appartiene alla regione appunto più a nord della Francia, che è il Nord Pas-de-Calais. Quindi questi cavalieri hanno un progetto, cioè quello di fondare un nuovo ordine militare religioso, e sono in pratica considerati i due cofondatori dell'ordine dei cavalieri templari Islam, perché ovviamente è stato rapito, è stato costretto. Lui è musulmano, questo ragazzo, per cui deve ritrovare in sé questo viaggio lungo le grandi strade della cristianità. Forse deve ritrovare in sé la fede delle origini, per cui a un certo punto incontra di nuovo Gesù, incontra la Madonna, incontra i santi, e quindi c'è una grande confusione nella sua testa. Per cui la grande domanda del romanzo è, una delle molte grandi domande del romanzo è: tornerà Francesco Jamil alla fede delle origini, o rimarrà sempre un pochino fra due mondi, sospeso tra il mondo dei cristiani e il mondo musulmano? Perché lui in realtà è fuori luogo in entrambi i mondi, perché nel mondo musulmano è fuori luogo se non altro per l'aspetto fisico, perché è molto diverso, biondo e con gli occhi azzurri. Nel mondo cristiano attualmente è fuori luogo di nuovo, perché è musulmano, per cui è veramente una posizione, si può dire, infelice. Per cui c'è questo grosso interrogativo nel romanzo. Sicuramente quello che è certo, e è sicuro, che alla fine di questo viaggio lui sarà trasformato, sarà cambiato, e non solo lui, ma anche chi lo accompagna, perché tutti cambieranno alla fine di questo viaggio. E quindi diciamo che io con questo romanzo mi fermerò qua, perché non voglio rovinarvi delle sorprese, che io non vorrei vincere, però non crediate di essermela cavata nel mercato, perché adesso vi dico due cose anche su quello precedente, che è l'artefatto di questo romanzo Rossi, all'interno del secondo romanzo, del primo libro, per cui se uno si vuole anche semplicemente rinfrescare la memoria, può farlo leggendo la sinossi. Ecco, io avrei finito, vi ringrazio tantissimo della vostra partecipazione e insomma spero che abbiamo passato qualche momento piacevole e insomma vi ringrazio tanto. Okay.